Cittadella delle imprese, assemblea dell'USB relativa ai lavoratori ILVA in AS, varie le tematiche, la problematica della integrazione salariale, un po' si farà il punto sulla manifestazione, sul presidio dinanzi all'ENI e poi le altre iniziative in cantiere. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, stiamo notando appunto la periodicità di queste assemblee. Forse sicuramente siete l'unica realtà sindacale che non ha abbandonato i lavoratori ILVA in AS, che sembrano così come una barca che va alla deriva. Sì, vabbè, la funzione proprio delle assemblee è quella di tenere il gruppo unito, di aggregare sempre più persone in una condizione che dal punto di vista politico tenta di fare l'esatto contrario, cioè la dispersione delle forze, perché è chiaro che in una vicenda come quella dell'ILVA l'interesse politico è quello di andare quasi a spezzare, no, le forze dei dipendenti per farli accettare quelle che sono decisioni secondo noi infauste in questo momento. C'è un problema di integrazione, ma c'è un altro problema che oggi, come dire, è venuto fuori. Noi non sappiamo se è stato fatto il decreto per il rifinanziamento della cassa integrazione per il 2020, perché lì il governo ogni anno deve rifinanziare per i lavoratori che stanno in AS. Cioè deve fare un decreto apposito dicendo all'INPS paga anche per il 2020. Qui ci sono problemi su problemi. Tra l'altro discuteremo anche del famoso cantiere Taranto, DL Taranto, in cui noi dopo tutta una serie di proposte ad oggi diciamo riscontriamo che poco o nulla è stato preso in considerazione rispetto a quello che abbiamo. Sembra molto teorico questo cantiere, tanti progetti per carità apprezzabili, però poi... Ma la dico così, sono tanti progetti apprezzabili ma tutti di contorno, non c'è un vero, non c'è quella che ho definito proprio in questa sede quando ci siamo riuniti con il sottosegretario, non c'è la scossa all'interno del cantiere Taranto, c'è quell'azione, quell'elemento che può farci dire Taranto sta cambiando passo, anzi lo dico... Era molto scarno come e soprattutto come dire vuoto di risorse, perché il punto è quello: se non ci sono i soldi è complicato poi andare a fare ragionamenti, anche di quei ragionamenti che puntano alla riconversione della città, no? Che dovrebbe essere il primo obiettivo del DL Taranto. In tutto questo quadro, in questa situazione, c'è il futuro di ArcelorMittal. Si parla di un intervento diciamo dello Stato attraverso realtà, enti diciamo parastatali, il coinvolgimento delle banche, insomma si vuole tenere in piedi un carrozzone che sta crollando. Non ne parliamo poi dell'ultima, del provvedimento della magistratura che consente in maniera assurda, a mio avviso, la facoltà d'uso ad AFO2. Sì, diciamo che traspare, lo dico con un po' di rammarico, traspare un atteggiamento di attenzione verso le esigenze di ArcelorMittal e di scarsa attenzione verso le esigenze dei dipendenti, dei lavoratori. La produzione a tutti i costi, prima di tutto. Sì, io penso che la politica abbia fatto un errore madornale, abbia perso il punto di vista, quello vero, il punto di vista vero è che la parte lesa, qui sono i lavoratori cittadini, non è l'impresa, anzi l'impresa è colei che in un primo tempo con la famiglia Riva, ora con ArcelorMittal, ha tradito come dire, gli impegni che su Taranto aveva preso. Quindi io mi aspettavo da parte della politica nazionale uno scatto in questa direzione, che non solo non c'è stato, anzi il rischio è che adesso si peggiori sempre più e questa diventi una storia molto simile a quella dell'Italia, no? In cui alla fine poi a pagare sono sempre più deboli i lavoratori. Sergio Bellavita, componente dell'esecutivo nazionale USB, lavoratori ILVA in AS, facciamo il punto della situazione. Allora, almeno tre punti. Il primo, il governo non ha ancora fatto il decreto per rifinanziare la cassa integrazione, non ha fatto il decreto per l'integrazione salariale prevista per questi lavoratori, ovviamente di tutto il gruppo in Italia, quindi Taranto, Genova, ovunque i lavoratori in amministrazione straordinaria sono in cassa integrazione.
E poi c'è la grande questione di questo ventilato nuovo accordo di revisione del 2018, che ovviamente rischia di cadere tutto in testa a questi lavoratori e i 1700 lasciarli a casa. Quindi la situazione è grave, drammatica. Noi continuiamo a chiedere al governo spiegazioni, il tavolo non è convocato, nessuno sa bene quando e come verrà convocato. Sappiamo solo che appunto la magistratura ha deciso che la FO2 va avanti a prescindere dalla sua pericolosità, però siamo fermi, è tutto fermo, il governo è fermo, starà pensando ad altro probabilmente. Michele Altamura, coordinatore lavoratori ILVA in AS, facciamo il punto della situazione, le vostre rivendicazioni. Le nostre rivendicazioni sono alquanto note a tutte, soprattutto dopo il presidio del 7 gennaio davanti alla raffineria INI, in quanto ci è stato tolto questa integrazione salariale del 10%, già messa l'anno scorso, però non inserita nel decreto milleproroghe, in quanto non hanno trovato le dovute risorse finanziarie. Giustamente già torniamo da questa cassa integrazione di 14 mesi alquanto ridotta. Giustamente abbiamo le persone, i lavoratori sono impegnati con mutui, prestiti, famiglie, impegni finanziari, e togliere questo ulteriore 10% sarebbe veramente un grave danno a tutti noi lavoratori. Altre manifestazioni si sta studiando, come comunque rendere il dramma dei lavoratori in AS pubblico, quanto mai pubblico, e quindi coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni per questa realtà. Sicuramente, se non avremmo dovute risposte alla nostra richiesta di questa integrazione salariale, partiremo con altre iniziative coinvolgendo anche la cittadinanza, non solo. È venuto anche il sindaco ad esprimere solidarietà dinanzi a Lini. Sì, dinanzi a Lini, a esprimere solidarietà ai nuovi lavoratori, che giustamente erano rivendicazioni alquanto giuste, sperando che voci di corridoio si parla di questa integrazione salariale deve essere inserita nel nuovo cantiere, nel cosiddetto decreto cantiere Taranto, sperando che ciò avvenga, così poi rivendichiamo altre situazioni, come anche la nostra idea, anzi il nostro progetto di parlare di accordo di programma.